Pace e bene, cari telespettatori, bentornati all'angolo del convento dove oggi abbiamo delle personaggi, possiamo dire, singolari perché sono con noi Pierangelo Soi e Silvia Peddis, poi con loro avremo anche un altro ospite, Luciano Mureddu. Perché sono qui? Perché in un certo senso la loro vita è legata strettamente all'esperienza del pellegrinaggio del 24 aprile, quello che ormai tutti conoscono qui, almeno a Cagliari, pellegrinaggio che parte da Sydney per arrivare la mattina seguente al santuario di Nostra Signora di Bonaria. Benvenuti quindi sia Grazie, Pierangelo grazie. come Silvia e poi vedremo Luciano. Bene, allora io comincerei subito da Pierangelo Soi, mi pare che sia di Pirri, Cagliari, sì, Cagliari Cagliari Pirri, però Pirri, sì. Però attualmente vivo da 30 cittadino anni di da Sydney, sì. Sydney. E voi avete questa N in più che Spero. bisogna sempre accentuare per evitare che veniate confusi con una località un po' più illustre, Sydney. Bene, allora Pierangelo. Mi pare che faccia parte del comitato organizzatore del pellegrinaggio. Sì, faccio parte del comitato organizzatore, ho fatto il pellegrinaggio dal primo anno. Quindi, diciamo, per meriti acquisiti strada facendo. Sì, non è che, non so come dire, nell'esperienza cristiana il primo Siamo pellegrini su questa terra, deve eh? essere Siamo l'ultimo, tutti sì, pellegrini. deve essere capace di essere l'ultimo, E credo. Silvia, anche tu sei pellegrina, mi pare che Sì. abbia fatto un pellegrinaggio niente meno che 13 Sì, l'ho volte, fatto 13 vero? 13 volte. volte, anche in carrozzina. Anche in carrozzina ho avuto un bruttissimo incidente, sì. Sì, poi avremo modo di scendere nel dettaglio. Allora, Piergio, questo amore al pellegrinaggio c'era già prima ancora di unirti di far proprio questa Sì, iniziativa? a memoria d'uomo questo pellegrinaggio ancora esisteva nella gente del nostro paese, Cioè di di Sydney, Sydney, sì. cioè che cosa c'era stato in In passato? passato, a detta di Don Cadeddu, perché è lui che ha dato proprio il primo input, Sydney è stato il primo paese che si è organizzato processionalmente per questo pellegrinaggio. Cioè c'era un pellegrinaggio particolare, Sì, ma dove si recavano? si recavano alla Madonna di Ah. Bonaria, anche se loro prima erano devoti, da quello che so, alla Madonna del Miracolo, che stava sempre nello stesso santuario, la Madonnina del Miracolo. Cioè, lo stesso santuario di Bonaria. Sì, c'è la statuina lì, che poi chiaramente con la venuta della Madonna di Bonaria lei è Perché lì a diventata. Bonaria c'è in effetti una statuina Sì, è quella. che è la Madonna della Mercede, mi pare che si chiami, che è venerata ugualmente tuttora, eh. Comunque meno nota certamente. Bene, allora, quindi questa. Nel DNA della popolazione di Sydney c'era Diciamo così, sì. la memoria del pellegrinaggio Memoria degli anziani, sì, mi è degli capitato di anziani. Ecco. parlarne anche qualche giorno fa, sì. E allora poi com'è che si è venuti, è avuto Si è origine l'attuale venuto pellegrinaggio? dall'idea di questo sacerdote che ne ha parlato con un nostro amico, e questo amico ce l'ha proposto perché appartenevamo tutti alla stessa comunità, alla Fraternità di Comune di Liberazione, e allora eravamo in quattro e decidemmo di parlarne al parroco una sera. Voi di Comunione Liberazione. Noi quattro amici, sì. Perché mi pare che nella vostra esperienza di Comunione Liberazione il pellegrinaggio abbia svolto sempre un momento di richiamo per tanti, come se ne parlava poco fa tra di noi, voi avete promosso la partecipazione soprattutto di studenti universitari al famoso pellegrinaggio che si svolge in Polonia, Stoccolma, sì. da tutta la Polonia si va in pellegrinaggio a Częstochowa. E nel 79 proprio gli studenti universitari di CL italiani promossero questa Sì. partecipazione. Sì.
lo dico perché c'ero anche io, si era quasi circa 1.000 italiani, non parlo poi delle difficoltà per poterci arrivare. Comunque si cominciò poi lì, questo pellegrinaggio agli inizi di agosto per arrivare il 14 di agosto a Senza Cova. Ecco, volevo sapere se c'è un influsso, diciamo, un contagio delle Sì, esperienze del pellegrinaggio dal Celle a questo pellegrinaggio. direi la grande affezione al Papa polacco, a Giovanni Paolo II. L'idea della partecipazione al pellegrinaggio, in un certo senso, ce l'ha ispirata a lui, perché facendo Częstochowa prima, poi, non so, credo nello stesso anno sia nato anche il pellegrinaggio Macerata-Loreto. Sono a livello di 90.000-100.000 persone adesso. E poi più tardi, sempre sotto questo influsso, ecco, dall'idea del vecchio sacerdote fino alla realizzazione, nel senso che il nostro parroco ci ha Il nostro detto di parroco è sì, Don Giovanni Don Usà, e Giovanni Abis, Avis. Abis, Sì. parroco di Infatti Sinna. ricordo, le dobbiamo dire una cosa, lui stava andando a Villa Sor dalla sorella a cena. Allora fa, venite in macchina con me, abbiamo cenato insieme e in quell'occasione abbiamo parlato del Lui pellegrinaggio. com'è, ha accolto L'ha l'idea accolta benissimo, con l'ha accolta entusiasmo. benissimo, con molto entusiasmo. Infatti io dico così, che se non fosse stato per lui, non so, ecco, cioè il Signore fa trovare delle persone giuste al posto giusto. Ma Di so che questo Don sono Abis ama molti pellegrinaggi. Io, per molto. esempio, ho avuto compagni di pellegrinaggio a Lourdes per tanti anni. Casualmente poi coincidevano sempre le date, Io sono molto affezionato al mio parroco. no? Quindi. Ho questa gratitudine, anche se poi, come dire, le braccia sono i laici, eccetera, eccetera, però, la sua figura è sempre stata quella del parroco, del pellegrinaggio. Bene, allora vediamo un po' di recuperare la storia di questo pellegrinaggio. Mi sembra di aver capito che ha avuto luogo nel 1987, Sì, in occasione della Domenica delle la Palme. Domenica delle Palme, Don Abis dette il primo annuncio in chiesa. Infatti ricordo questo brusio quasi di stupore, di Incredulità. incredulità da parte della gente, però era un brusio che dava, come dire, che era il respiro, come il primo respiro di qualcosa di nuovo che stava per rinascere. A me piace usare questo paragone. Noi abbiamo come soffiato sulla brace che era ricoperta di cenere, cioè è bastato soffiarci perché questa brace si Diventasse un riavvivasse. Sì, però fuoco. c'era già, era la fede di chi dava il nome delle proprie Ma figlie si vede che la Maria popolazione di Bonaria. Sinna, che voi siete Corrisponde. un popolo pieno di fede, ricco di fede, generoso, che risponde anche al Però poi il richiamo pellegrinaggio è cresciuto in maniera esponenziale. esponenziale e il tragitto è quello Sinna-Ibonaria, però ormai viene gente un po' da tutta la Sardegna, ho amici di Sassari, Calangianus, di Ghilarza, Olbia. Quindi al primo pellegrinaggio, cioè quello dell'87, quanti eravate? Eravamo in 250. È già un buon inizio, Sì. 250 persone, tutti coraggiosi, tutti, oppure vi siete armati di pomate Avevo un centinaio di varie. amici che venivano da Cagliari, quindi insomma, una mano. Sì, poi è andato crescendo il Andato numero. crescendo, sì. Quindi dai 250 iniziali siete poi passati l'anno successivo L'anno successivo abbiamo sicuramente raddoppiato, perché raddoppiato. c'erano paesi come Quartucciu, Quartu e Selargius che anche loro avevano questa devozione qui, e quindi io ricordo dalle fotografie, ma ero lì, che arrivavamo con due croci, cioè ci siamo trovati in un punto di mezzo e poi si è fatto un Ma percorso voi unico. avete la vostra rivista che è nata, mi pare,
Nel 1990. seno a questo movimento di pellegrinaggio, Sì, il segno, ecco. l'associazione Il Segno è nata nel 1990. Il giornale il primo numero l'abbiamo editato nel Ah, 1998. però non avete fotografie del primo pellegrinaggio, perché qui ce ne sono del 99. Sì, ci sono anche quelle, non in Avete questo perduto quelle giornale. del No, primo? no, 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 no. no, no, infatti il L'avete lavoro conservato in grosso che archivio. secondo me bisogna fare è proprio quello di una memoria continua. Bisogna proprio non ricordare, ma fare memoria. Ecco, facendo memoria, oggi Pellegrinaggio è l'ultima edizione, insomma, di questo 2014. Eravate? Beh, secondo me abbiamo quasi toccato le 10.000 presenze a Cagliari. Sicuramente molto meno a Sinnai perché la gente poi si unisce. Il pellegrinaggio, il corteo si ingrossa lungo la strada. A Sinnai Più potevamo essere un 4.000 persone. giovani o più anziani? L'età va dai bambini di 8-9 anni fino agli 80 anni. Sì. Anche 80 anni. O se no io mi posso Sì. consolare. E ancora i dati, c'erano 24 ambulanze. C'erano 24 Ma hanno dovuto ambulanze. lavorare molto? Hanno fatto una decina di interventi. Abbiamo anche un Insomma. medico che stava in testa con noi, che veniva chiamato all'occorrenza. Ma Tu, cose di Silvia, ne poco hai avuto conto. bisogno dell'ambulanza? Sì, ne ho avuto Questa bisogno, volta. no, questa volta avevo la febbre a 38, però, Quindi sì. febbricitante, Sì, partecipata al poi sono pellegrinaggio. arrivata a Cagliari, E però, la febbre da sì, con la televisione temperatura questa. bassissima, regolare perlomeno. Com'è che si svolge il pellegrinaggio? Verso i capi. Si parte da Sinai, Sì, intorno a che ora? si è modificato un po' negli anni perché Ma i primi attualmente, lasciamo stare. attualmente il raduno avviene intorno alle 10, 10 alle 22, 22. 22:30 all'anfiteatro a Sinai di Sant'Isidoro, dove lì allestiamo un palco, lo decoriamo Adeguatamente. adeguatamente e c'è una prima fase di accoglimento dei pellegrini, per cui ci sono dei balletti sardi, delle danze, poi c'è subito, quindi questo intorno alle 22:45, poi intorno alle 11:30 c'è una specie di momento di preparazione Di alla preghiera? messa. Sono dei canti Ah, che o si provano i canti della messa oppure ma la si. messa si celebra lì a Sydney? La messa si celebra In lì. partenza a Sì, Sydney. e anche questo è stato un evolversi un po' della storia perché all'inizio facevamo l'esperienza della messa bonaria, però assistavamo a gente che proprio dalla fatica o dal sonno crollava. E quindi non, per ovvi motivi non era Quindi possibile. partite Partiamo, più o allora meno a mezzanotte. facciamo la messa alla mezzanotte, normalmente partecipata da qualche vescovo, E e poi poi partite, lasciate il lasciamo il paese. paese L'andatura chi la fa? Chi la verso fa l'andatura del l'andatura paese? la fa chi è in testa, Chi chi è in testa? accompagna la croce. E poi Attualmente quindi questo c'è. cammino arriva dove? Sì, Fate delle soste? sì. L'unica sosta attualmente che facciamo è quella all'Istituto Salesiano di Selargius. Però prima di questo volevo soltanto aggiungere questo perché stiamo parlando del pellegrinaggio di adesso. Quindi, siccome i 25 anni li abbiamo fatti nel 2011 con la ministra, la parrocchia, l'associazione che rappresento e l'amministrazione comunale, per celebrare i 25 anni, si decideva di costruire una cappellina. A Sydney, al centro di Sydney, dove mettere, dopo, poi abbiamo messo una statua della Madonna di Bonaria. La tradizione attuale, da quel momento in poi, avviene così: il 24 aprile è la festività della Madonna di Bonaria. Allora, dalla parrocchia di Santa Barbara, un gruppo di persone va, apre la nicchia, prende la statua e la porta in parrocchia, dove staziona lì per un giorno. Il giorno dopo messa, sempre i parrocchiani, dalla parrocchia di Santa Barbara la portano alla parrocchia di Sant'Isidoro
E poi, poco prima della messa, questa statua viene portata da una loro confraternita fino al palco, dove viene messa nel palco, si fa la messa, e poi, dopo messa, viene riportata a dimora nella sua cappella. È una cosa Allora molto ritorniamo al bella. pellegrinaggio, fate la sosta a Selargius, Facciamo la sosta a Selargius, sì. lì vi rifocillate un po', Ci penso, rifocilliamo e un poi po', sì. ripartite. A che ora arrivate a Bonaria? Le Alle 8. 8 in punto. Sì, quest'anno alle 8 in punto. Tutti alla metà, no? No, tutti. Silvia, Sì. no, qualche ricordo di questi pellegrinaggi ai quali partecipate? Hai detto 13 Beh, volte, quindi 13 volte, ovviamente ce n'è quello che... qualcuno di questi pellegrinaggi che ti è particolarmente rimasto nel cuore? Beh, il primo, indubbiamente, perché l'incontro con il gruppo e quindi con la Madonna di Bonaria è stato prima di tutto casuale e provvidenziale nello stesso tempo. Io sono originaria di Iglesias, quindi di Cagliari conoscevo ben poco comunque. Mi è stato proposto, inizialmente avevo rifiutato, poi dopo l'avevo vista, interpretata questa proposta come una chiamata, ho accettato, è stato molto faticoso, però lo ricordo con affetto perché ecco, ad un certo punto del pellegrinaggio si avvicinò una ragazza e mi disse: "Ma hai chiesto una grazia?" Io sono rimasta stupita, ho detto: "Come una grazia? Sì, devi chiedere una grazia." Ma insomma, a quel punto ho cominciato a chiedere tutte le Non ti grazie, ho sei fatto accontentata di di una. tutto di più. Poi quando siamo arrivati a Bonaria, ho visto tutte le persone, oddio, disabili, persone anziane. Mi sono vergognata, ecco, delle grazie che avevo chiesto. Ho chiesto perdono, insomma, al Signore, perché non erano Non è così. proibito Non chiedere. sì, vabbè, ma non era proprio il caso. Comunque devo dire, io una, ecco, la posso anche dire pubblicamente, perché mi piace raccontarlo, è una testimonianza molto bella. Io avevo chiesto di poter, volevo trasferirmi a Cagliari, volevo una casa a Cagliari, non in affitto, ma mia, cioè il massimo, cioè nel senso che, cioè, non sono grazie queste, cioè queste sono vizi, sono Lucy? lussi. Per quello che poi mi ero un po' vergognata, però insomma io quella casa dopo un mese l'ho avuta, non so Un neanche io, mese. un mese. Io ho avuto questa Allora vieni casa, a chiacchierare una casa qui in avevo studio e avuto... No, no, ma vedete. adesso no, ma la cosa più bella, no, non è quello, non è tanto della casa, è che io l'ho avuta ai piedi di Bonaria, la casa. Io abito ai piedi di Bonaria. Sì, io avevo chiesto, avevo una grossa croce. Chiedevo alla Madonna di fuggire da questa croce di Iglesias e speravo che Cagliari mi potesse regalare quella serenità che non avevo. E niente, magari, cioè, riparlandone mi commuovo pure perché comunque è stato molto, molto pesante. La tendinite non ti è venuta? No, no, però con Sei una questa grazia privilegiata, l'ho una privilegiata. avuta, sì, è stato Va bene, bello. sentiamo. Adesso possiamo chiamare anche il nostro amico, l'altro Luciano, mi pare, vero? Vediamo se vi avvicendate. Bene, allora, Luciano, quindi un pellegrino, che cosa ti rimane di questa esperienza? È un'esperienza che Hai un chiaramente... ricordo della prima volta? Sì. Beh, il ricordo della prima volta è stato quello del... Intanto della curiosità inizialmente, perché anche se... perché noi siamo amici da tanto tempo, e anche se la mia fede mi richiamava a quel gesto, no? Perché poi alla fine... Quello che mi ha avvicinato molto al pellegrinaggio, quindi alla Madonna, a Maria, quello che mi ha sorpreso, cioè quello che mi ha avvicinato molto è quello che è sempre Giovanni Paolo II, è sempre in mezzo. Lui è sempre... Beh, credo che sia il Perché lui, papa di tutta una sì, generazione. però quello che mi attirava di lui e quello che mi ha proprio spinto anche verso il pellegrinaggio, è il suo amore che è verso la Madonna, perché Giovanni Paolo II amava molto la Madonna. Sì, è stato certamente È un stato, grande cantore della sì, Madonna. per cui la
la sua testimonianza è stata determinante verso l'avvicinamento anche verso il pellegrinaggio. E hai avuto mai difficoltà a farlo il pellegrinaggio? Difficoltà Fisica? fisiche. Beh, O sei un inizialmente camminatore? no, non sono un camminatore, però i problemi siano dopo, non tanto all'inizio. Quando passano gli anni, No, quando si arriva a Bonaria. Quando si arriva a Bonaria si sente un po' la fatica, i muscoli, sono chiaramente, 20 km 20 sono? circa, sì. Circa, beh, va bene. Per cui, Si però, possono fare. sì, però si possono fare tranquillamente, a meno che uno non abbia Ma voi di problemi. solito percorrete le strade asfaltate oppure strade di campagna? Ormai percorriamo, cioè abbiamo sempre percorso strade asfaltate, adesso passiamo per il centro di Cagliari, vuol dire via Lo Lecciusa, via fate anche di Bacaredda. Beh, proposito questo, per abbiamo cambiato. svegliare i cagliaritani, i sonnolenti. La fede ha bisogno di essere che risuoni anche in questi luoghi, Diciamo che quindi sono di anche le ore più essere. belle per fare i Beh, arriviamo tra pellegrinaggi. le 7 e le 8 Cagliari, insomma. C'è un gruppetto che ci aspetta poi a Cagliari in via Sonnino. Via Sonnino c'è una metà di via Sonnino, lì c'è un palazzo sicuramente dove ci sono una casa di riposo per anziani. Oppure chiedete aiuto ai carabinieri. Ah, C'è quelli la sono. legione lì. No, sono presenti No, già, sono perché. presenti. Bene, mi pare che il tempo ormai sia sforato abbondantemente. E vogliamo concludere con un messaggio, da parte di Pierangelo, visto che è un po' il primo dei pellegrini. Ma l'unico messaggio che posso dare è questo, non un messaggio, è un atteggiamento, cioè è l'uomo che desidera camminare, quindi il camminare riflette l'atteggiamento della vita, no? Ho avuto tanti amici se ne sono andati, hanno collaborato, poi pregano da su, insomma. Però il pellegrinaggio è proprio è il respiro dell'uomo vero, quello che cerca la verità, dell'atteggiamento giusto. Beh, il nostro padre nella fede era il grande pellegrino Abramo, quindi un esempio da Homo viator, l'uomo seguire. che cade anche a terra Esci mille dalla volte tua al terra e giorno. vai, in Sì, fin dei conti il pellegrinaggio quello è ci quello. libera dalle dipendenze, dalle schiavitù, dai luoghi comuni, da una certa mentalità sedentaria, insomma ci apre verso la terra promessa, che è la casa stessa di Dio, del Padre. Grazie Pierangelo, Grazie a grazie voi Luciano, di questa grazie opportunità. Silvia e chi lo sa, speriamo anche noi un giorno di unirci a voi in questa esperienza splendida del pellegrinaggio. Grazie a tutti, pace e Grazie bene. a lei. Grazie, Grazie. Monsignor.